Una buona serata e benvenuti a questa seconda edizione del nostro telegiornale che, come di consueto, apriamo con il bollettino del giorno dell'emergenza Covid nella nostra regione. Sono infatti 3.823 nuovi casi accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo. Del totale, 2.643 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività calcolato sulla somma tra tamponi molecolari e test antigenici è pari al 10,30%. Tre i decessi e con questi tre il bilancio delle vittime sale a 2.814. Stabili i ricoveri, i guariti superano quota 100.000, i nuovi positivi hanno età compresa tra un mese e 100 anni. Attualmente positivi sono 115.441, 430 pazienti, più 2 rispetto a ieri, sono ricoverati in ospedale in area medica e 35, meno 1, sono in terapia intensiva. Tutti gli altri, oltre 114.000, sono in isolamento domiciliare. Per quanto riguarda invece le variazioni provincia per provincia, 854 casi in più rispetto a ieri in provincia dell'Aquila, 1.142 in più rispetto a ieri in provincia di Chieti, 937 in più rispetto a ieri in provincia di Pescara, 758 in più rispetto a ieri in provincia di Teramo, 43 nuovi casi per persone che risiedono fuori regione e 86 in più per i quali sono in corso verifiche sulla provenienza. Cambiamo argomento adesso. L'aumento del costo delle materie prime e i rincari in bolletta stanno mettendo di nuovo in ginocchio il comparto commerciale. Dopo le difficoltà del lockdown, una nuova mazzata attende chi finora con tanti sacrifici aveva resistito alle difficoltà. Stefano Recanati. Il semplice caffè della mattina inizia a diventare difficoltoso perché comunque l'aumento delle bollette porterà a un aumento anche del consumo al bar. Beh, sicuramente. Noi dopo tanto tempo siamo stati costretti ad aumentare leggermente il prezzo del caffè perché effettivamente ci è aumentato tutto, a cominciare proprio dall'energia elettrica che da un importo di 400-500 euro al mese siamo arrivati a 800-850 euro al mese. Non solo il semplice caffè al bar, ma anche forni, ristoranti e parrucchieri si trovano ad affrontare nelle ultime settimane la problematica dei rincari, a partire da quella dell'energia elettrica, con stime di aumento del 50-70%. Per non parlare della quarta ondata, che con i suoi numeri elevati sta costringendo migliaia di persone a casa con la conseguente riduzione di richiesta. Si lavora, diciamo, al 60% di come si lavorava prima e questo ti va a ridurre ancora di più i tuoi guadagni se mai ci fossero. Queste difficoltà si vanno poi a riflettere anche sul tessuto sociale, con tante aziende costrette a rincorrere la cassa integrazione o addirittura al licenziamento di dipendenti. Dopo Saldi che ha fatturato zero, una condizione nella ristorazione dove c'è stato un lockdown da dicembre ad oggi che ha determinato un zero incassi, insomma diciamo che in questo momento forse la condizione è ancora più critica di un anno fa. Sicuramente la ristorazione e panifici piuttosto che la distribuzione organizzata, cioè quindi supermercati, hanno un'incidenza importante su questo problema. Proprio ieri abbiamo fatto una presidenza di Confesercenti dove abbiamo iniziato a ragionare sulla possibilità di consorziarci anche con altre associazioni di categoria per l'acquisto di energia elettrica. Quali sono le vostre richieste? Ridurre le bollette o almeno farci pagare quello che pagavamo prima. Non ci serve che ci danno i soldi, almeno ci danno la possibilità di guadagnare un minimo sul lavoro che facciamo. E al caro energia, il centro studi della CNA ha dedicato un'indagine che trova riscontro nelle prime bollette arrivate. Abbiamo ascoltato gli artigiani e i commercianti di Chieti che si dicono preoccupati. Selenia Secondi. L'aumento delle bollette nell'ultima parte dell'anno ha fatto schizzare di oltre il 30% la spesa del 2021 rispetto al 2019. Per l'anno in corso le prospettive parlano di nuovi vistosi rincari, considerando che i prezzi del primo trimestre mostrano un balzo del 112% rispetto allo stesso periodo del 2019. E quanto emerge da un'indagine realizzata dal Centro Studi della CNA presso circa 2.500 imprese italiane
italiane. La rilevazione mostra che il 95% delle imprese ritiene che il caro bollette avrà un forte impatto sulla propria attività, a fronte invece di un 5% che ritiene che non ci saranno effetti significativi. Per fronteggiare il caro energia, il 53% delle imprese si vedrà costretto a ritoccare i listini, in particolare per manifattura e costruzioni, mentre i servizi alla persona indicano che manterranno invariati i prezzi. A Chieti ad accorgersi dell'aumento delle bollette sono quelli che ne hanno fatti per primi le spese, e cioè gli artigiani. È chiaro che se si pensa che già le materie prime, quindi il costo esempio delle farine, sono raddoppiate del 100% per alcune tipologie, è chiaro che già in questo caso un forno, seppur piccolo, avrà difficoltà a mantenere la propria attività. Da tempo con un gruppo di acquisto cerchiamo di partecipare a delle aste per calmierare un po' il costo dell'energia sulle bollette, quindi queste aste che ci sono periodiche cercano di spuntare tra i vari ovviamente soggetti che vendono energia a un prezzo migliore per le nostre aziende. Una speranza per i commercianti? C'è da resistere sperando che lo Stato in qualche maniera intervenga per calmierare il mercato dei prezzi. Noi in questo periodo storico stiamo cercando di mantenere i prezzi che avevamo precedentemente, però è chiaro se continua così anche i listini dovranno essere aggiornati, perché noi lavoriamo con la corrente, quindi speriamo che il governo riesca a calmierare i prezzi. È innegabile che ci siano delle carenze a livello di clientela, perché comunque la paura che viene installata dai media è tanta, per cui c'è veramente poca affluenza all'interno dei bar, dei locali commerciali, anche per il fatto che il Green Pass è qualcosa che devi esibire sempre, giusto, ma comunque è difficile da far capire a tutti. L'export abruzzese rispetto al 2020 ha registrato un aumento dell'1,2%. Il confronto col 2019 però, cioè prima del Covid, è ancora in negativo. Giuseppe Dintino. L'export è in ripresa, ma quanto perso a causa Covid non è stato ancora recuperato. Nei primi 9 mesi del 2021 si intensificano gli scambi commerciali con l'estero dei 5 distretti abruzzesi, con esportazioni in crescita dell'1,2% rispetto allo stesso periodo del 2020, per un valore di 396 milioni di euro. Resta però un gap negativo rispetto al pre-pandemia, il meno 5,6% rispetto ai primi 9 mesi del 2019. Questo quanto emerge dall'analisi periodica della Direzione Studi e Ricerche di Intesa San Paolo circa l'evoluzione dell'export distrettuale regionale. I distretti dell'agroalimentare trainano la ripresa. I vini del Montepulciano d'Abruzzo raggiungono nel periodo gennaio-settembre 2021 quota 141 milioni di euro di export, 12 in più rispetto allo stesso periodo pre-pandemia. Gli ottimi risultati della prima parte dell'anno non vengono condizionati dalla parziale battuta dal resto del trimestre, meno 6% tendenziale, risultato che comunque si posiziona al di sopra dei livelli pre-crisi, un più 4% rispetto al terzo trimestre del 2019. Anche il distretto della pasta di Fara, con 117 milioni di euro, si colloca ben oltre i livelli pre-pandemia, erano 108 nei primi 9 mesi del 2019, comunque leggermente al di sotto del massimo storico del 2020, quando le esportazioni toccarono quota 123 milioni, favorite dall'effetto lockdown, quando si correva al supermercato per fare scorta. Segno negativo per il mobilio abruzzese, sia nel confronto con il 2020 che con lo stesso periodo del 2019. La variazione tendenziale rispetto ai primi 9 mesi del 2020 è del meno 3,1%. Il gap rispetto ai livelli di export registrati nei primi 9 mesi del 2019 è di 10 milioni di euro. Il rallentamento del terzo trimestre del 2021, meno 11%, va in controtendenza rispetto all'andamento degli altri distretti del mobile. Parziale recupero per il distretto dell'abbigliamento sud-abruzzese, che cresce di oltre il 6% rispetto ai primi 9 mesi del 2020, ma si posiziona ancora al di sotto del 43% nei confronti dello stesso periodo del 2019. Per il distretto dell'abbigliamento nord-abruzzese, leggero regresso nei primi 9 mesi del 2020.
Il nuovo decreto legge firmato lo scorso 27 gennaio ha rivisto ancora una volta le regole del super bonus 110% e dei bonus edilizi. La novità arriva dallo stop alla cessione infinita del credito, ma per Anci Abruzzo non si è fatto nulla per ammettere a questo sistema solo aziende certificate. E la delusione è grande anche perché cambiare le regole del gioco quando il gioco è iniziato pensa che non sia mai opportuno. E il commento del presidente dell'Anci Abruzzo Antonio Dintino sulle nuove disposizioni previste dal governo per contrastare le frodi del settore delle agevolazioni fiscali ed economiche. Eliminata dunque la facoltà di successiva cessione del credito, sia che si operi con sconto in fattura che senza, il credito potrà essere ceduto una sola volta. Nel caso si operi con la cessione diretta da parte del contribuente, anche in questo caso poi non sarà più possibile cedere nuovamente il credito fiscale. Le nuove imbarazzanti misure varate dal governo non serviranno per evitare le frodi, prosegue l'Anci, ma saranno utili solo per frenare una ripresa straordinaria. In Italia al 31 dicembre 2021 si registra un boom di oltre 90.000 cantieri per circa 17,8 miliardi di euro di detrazioni ammesse e lavori conclusi per un valore di oltre 11 miliardi. Stiamo parlando di oltre l'1% del PIL. Il 4% con i settori collegati. In Abruzzo al 31 dicembre si rilevano 2.500 interventi con 555 milioni di euro di lavoro ammessi a detrazione e 347 milioni di investimenti per lavori conclusi. Si fa tanto parlare che l'anno scorso l'Italia è riuscita a fare 6 punti di PIL, non ci dimentichiamo che soltanto l'ecobonus ha dato più di un punto di PIL direttamente e forse altri due con l'indotto. Quindi è una misura molto molto importante. Misure pericolose perché hanno generato una moneta di scambio virtuale che senza gli opportuni controlli avrebbe creato non pochi problemi alle casse dello Stato, come in effetti è accaduto a seguito delle numerose frodi scoperte. Basterebbe andare soltanto a controllare i cantieri che sono partiti e che ci sono gli stati di avanzamento dei lavori prima di erogare. Facendo così non ci sarebbero le frodi. Le frodi sono soltanto per i cantieri fantasma, i cantieri inesistenti. Noi auspichiamo e abbiamo anche delle promesse che questo provvedimento verrà rivisto adesso in sede di approvazione parlamentare e ci saranno delle modifiche. Certo, non saranno modifiche che molto probabilmente riporteranno alla cessione n volte come era prima, ma sicuramente ci saranno dei correttivi che fanno essere la cosa più positiva. La Giunta regionale ha stabilito a partire da oggi l'apertura della caccia di selezione al cinghiale. L'intento è quello di controllare la popolazione della fauna selvatica e limitare i danni alle colture. Da oggi fino al 30 settembre via libera alla caccia al cinghiale. È quanto stabilito ieri dalla Giunta regionale su proposta dell'assessore all'agricoltura Emanuele Imprudente. La caccia si potrà praticare a partire da un'ora prima del sorgere del sole fino ad un'ora dopo il tramonto, tutti i giorni esclusi quelli di silenzio venatorio, ovvero il martedì e il venerdì. La caccia di selezione permette un riequilibrio della struttura delle popolazioni del cinghiale, potenzialmente compromesse dall'ordinario esercizio della caccia collettiva imbraccata che tende a favorire le classi giovanili, si legge in una nota della Giunta regionale. L'obiettivo però è anche quello di limitare i danni alle attività antropiche, colture in primis. Non di rado infatti i numerosi cinghiali saccheggiano i campi coltivati con ripercussioni economiche per gli agricoltori. Controllare la popolazione degli animali selvatici inoltre potrebbe essere utile anche a rallentare l'avanzata della peste suina africana che in Liguria e Piemonte sta già costringendo molti allevatori all'abbattimento dei maiali. La peste suina infatti si diffonde principalmente a causa degli animali selvatici che possono percorrere anche decine di chilometri. Per la salute umana non rappresenta alcun pericolo e contagia esclusivamente i suini. Ma il virus è molto contagioso ed è in grado di resistere a lungo al di fuori di un ospite. Per i maiali ha un tasso di letalità del 90%. Le normative in caso di contagio prevedono l'abbattimento di tutti i capi, rappresentando un alto rischio per tutta la filiera della produzione e della trasformazione delle carni. Dopo l'ennesimo pienone nel weekend che ha visto letteralmente prese d'assedio le stazioni sciistiche di Passo Lanciano, la Maielletta si ripropone la necessità di sbloccare i 22 milioni di euro previsti dal Masterplan.
Per la terza domenica consecutiva la statale 614 che conduce al comprensorio sciistico della Maielletta è stata chiusa al traffico in località Pretoro, oltre che dal versante pescarese di Serra Monacesca, per sovraffollamento dalle 10 fino alle 12.30 del mattino. E se da una parte c'è da essere soddisfatti dell'affluenza, dall'altra bisogna procedere per creare nuovi parcheggi e sbloccare il progetto finanziato dal Masterplan per un importo complessivo di oltre 20 milioni che prevede la realizzazione del comprensorio unico della Maiella. Una sollecitazione affinché la Regione appalti i lavori di valorizzazione turistica delle stazioni invernali di Passo Lanciano, la Maielletta, è stata lanciata ieri dal presidente della provincia di Chieti, Francesco Menna, nel corso di un incontro che si è svolto a Chieti alla presenza dei sindaci di alcuni paesi del comprensorio, Pretoro, Letto Manoppello, Serra Monacesca e Rocca Morice. Vogliamo capire, in questo caso dalla Regione Abruzzo, quali sono i tempi. Noi siamo a disposizione, noi sindaci ci mettiamo in piena disposizione, come abbiamo già fatto in passato e come lo riproponiamo di farlo, però ecco, vogliamo avere concretezza. Nel pacchetto degli interventi Masterplan sono presenti anche i 3 parcheggi di prossimità, di cui il più grande su Pretoro, l'altro su Serra Monacesca e su Letto Manoppello, che assumono ovviamente priorità e importanza fondamentale. Abbiamo visto il congestionamento che c'è stato a livello di viabilità e di parcheggi negli ultimi fine settimana e ci dispiace dover dare un'immagine sgradevole al turista, però in emergenza, quando si arriva a saturazione della ricettività dei parcheggi, diventa indispensabile per garantire sicurezza e incolumità e soprattutto il passaggio dei mezzi di soccorso all'utenza. Senatore, dopo questi ultimi weekend in cui la Maielletta è stata letteralmente presa d'assalto con tutte le difficoltà della situazione, le gare d'appalto potrebbero costituire una risoluzione del problema. Stiamo parlando anche del Masterplan. Assolutamente sì, ci sono 22.800.000 euro che attendono di essere appaltati per infrastrutturare Passo Lanciano, per renderla comoda, accogliente, funzionante, che non va in tilt con le moltitudini delle migliaia di persone che vogliono andare giustamente lì, una montagna a portata di casa, a portata di porta. Perché non si appalta? Qual è la quota di paura che si sta impossessando di queste risorse e degli ostacoli contro Passo Lanciano? Oggi spiegheremo che quelle risorse vanno appaltate subito, altrimenti i prezzi delle voci economiche ridurranno la capacità realizzativa di quell'importante finanziamento. La raccolta e la lavorazione del sangue effettuata dal centro trasfusionale dell'ASL di Teramo sostiene in gran parte le esigenze dell'intero Abruzzo. Tutto questo grazie anche alla donazione promossa dalle diverse associazioni di volontariato, oggi in prima linea contro le false notizie sulla mancanza di sicurezza del sangue dei donatori vaccinati contro il Covid. Tania Bonici Castelli. Donare il sangue è sempre necessario, il Covid ha complicato un po' le cose, ma la donazione è continuata nella massima sicurezza. Siamo qui al centro trasfusionale dell'ASL di Teramo, dove la donazione di sangue, la raccolta di sangue sostiene l'esigenza dell'Abruzzo intero. L'azienda sanitaria teramana infatti negli ultimi 2 anni ha investito somme straordinarie in attrezzature e tecnologie di ultima generazione, potenziando la filiera del sangue. Dottoressa Lucidi, lei è una vita che combatte per la donazione, veramente una vita spesa per questo servizio. Ecco, adesso è un momento di grande difficoltà perché c'è il Covid, insomma c'è mancanza di sangue. Qual è il suo messaggio? Il mio messaggio, devo dire che è passato attraverso l'impegno di tutto il SIT, ma di tutte le associazioni insieme a noi. E Teramo veramente, veramente sta dando tantissimo al punto che sta sostenendo anche le altre ASL abruzzesi. E questo fa onore ai donatori di Teramo, fa onore però anche a tutte le associazioni dei donatori che stanno lavorando sul territorio. Il dono del sangue in Abruzzo presuppone un lavoro prezioso e infaticabile, non solo da parte degli operatori sanitari, ma anche delle associazioni di volontariato. Sono loro, nel mezzo di questa pandemia, che stanno dando l'anima per contrastare le false notizie che circolano sulla mancanza di sicurezza dei donatori vaccinati. Le fake sono pericolosissime, perché oltre a vanificare il lavoro dei medici trasfusionisti, del sistema trasfusionale e delle associazioni dei donatori di sangue, che con sacrificio cercano di garantire la necessità di sangue a chi ne ha bisogno, oltre a fare questo,
danno delle notizie veramente pericolose. Noi come Avis Abruzzo, come tutte le associazioni dei donatori di sangue, insieme col Centro Regionale Sangue, abbiamo predisposto un percorso di sicurezza. Da quando è partito questo maledetto Covid? Infatti i donatori hanno un ingresso diverso da tutti gli altri utenti dell'ospedale, seguono un percorso di garanzia, vengono accertate le condizioni sanitarie e per cui non si è mai sentito dire che il sangue possa danneggiare. Come reclutate i donatori? I nuovi donatori nelle scuole, che diciamo il bacino più numeroso, abbiamo i volontari e anche i consiglieri che vanno nelle scuole, soprattutto negli ultimi anni, i diciottenni, dove si spiega l'importanza della donazione del sangue, e poi i ragazzi vengono a fare il precontrollo, il primo step, e poi piano piano donano. Romina, da quanti anni doni? Sono 20 anni. Perché hai deciso di donare? Perché non ci costa nulla e può dare tanto. Adesso apriamo la pagina di sport. Si è chiuso ieri il calciomercato, mentre il Pescara ha centrato i principali obiettivi prefissati al Teramo, è mancato un ultimo colpo in attacco. Il bilancio della sessione per le due società nel servizio di Andrea Costantini. Per una volta il mercato di gennaio sembra sorridere al Pescara, che in questa sessione ha centrato gli obiettivi principali: far partire giocatori fuori dal progetto tecnico o scontenti per il poco impiego, fare innesti di qualità in alcuni settori, soprattutto centrocampo, lasciare nell'organico lo spazio necessario per inserire alcuni prospetti della primavera, Delle Monache e Blanuta, che hanno già debuttato in campionato. Operazioni quelle in uscita che non sembravano semplicissime, ma che si sono concretizzate nell'ultima settimana con le partenze di Marilungo alla Prosesto, Rizzo al Messina e Galano al Bari. Nell'ultimo giorno spazio anche alle uscite di un De Marchi poco contento dello scarso impiego delle ultime settimane. Per lui prestito con diritto di riscatto al Sud Tirol, capolista del girone A. Poco spazio a Pescara anche per Miloš Bocic, che finisce a Pistoia in prestito fino a giugno. Movimenti che erano stati anticipati nelle settimane antecedenti dalla risoluzione con Mirko Valdifiori, tuttora senza squadra. Le prime uscite erano state Sanogo, di rientro al Benevento, e il terzo portiere Radaelli in D all'Alcione Milano. Il centrocampo è stato il reparto maggiormente implementato, intanto con l'innesto immediato di Carlo Derisio in prestito dal Bari, poi con quelli del baby catalano Arman Lascano e con il più esperto Simone Pontisso, arrivato a titolo definitivo dal Vicenza. Sempre dal Vicenza in prestito un puntello per la difesa come Mario Gherardi e il cambio di Ferrari, Jacopo Cernigoi, in prestito dal Seregno. Tra i calciatori più chiacchierati, Mardoci in zita, resta a Pescara, così il suo agente Fabrizio Ferrari. Ma ci sono state varie chiamate di alcuni club, ma sinceramente il presidente Sebastiani è sempre stato piuttosto duro nell'affermare che Nzita sarebbe rimasto sempre al Pescara, perché è un patrimonio della società, è un giocatore che la società pensa di poter valorizzare quest'anno e l'anno prossimo. Quindi mi aspetto che giochi di più, mi aspetto che faccia delle prestazioni importanti per dimostrare di nuovo il valore che aveva dimostrato all'inizio del campionato. Teramo iperattivo sul mercato, nonostante le vicende societarie, tanti i movimenti, eppure l'impressione che sia mancato l'ultimo colpo per migliorare il rendimento dell'attacco. Inutile l'assalto nelle ultime ore a Luigi Cuppone del Cittadella, già allenato dal tecnico Guidi a Caserta. L'ultima giornata ha portato due uscite, quella di Mungo alla Viterbese, complicatasi nel weekend ma sbloccatasi nelle ultime ore, e quella del difensore Daniele Trasciani in prestito al Messina. Non si sono concretizzate altre potenziali uscite: Montaperto, Lombardo e Rossetti restano in bianco-rosso. Il grosso dei movimenti il Teramo li ha diluiti nel corso delle ultime tre settimane di mercato, non appena la società ha ottenuto lo sblocco delle sponsorizzazioni. Una situazione che ha permesso al club di muoversi, ma senza poter fare quegli innesti di qualità paventati a novembre. L'ultima entrata è stata quella di Andrea Cisco, in prestito dal Pisa. L'altro giocatore d'attacco arrivato è Filippo D'Andrea, dal Seregno col placet della Salernitana. Due
scommesse per delle gerarchie offensive che al momento non sono modificate, anche dopo l'addio di riserve quali Di Dio al Picerno, Birligea, bel contratto al Cluj e Kerematen, Fermana. La difesa ha perso il suo pilastro, Piacentini è andato a Modena, rimpiazzato da Kodromaz, preso dal Piacenza, più esperienza con Mordini dalla Fermana, a sinistra al posto di Rillo, finito alla Piacenza, ma ora si attendono gli esami per l'infortunio patito da Bellucci. Per le prossime partite Guidi potrebbe avere appena 3 centrali disponibili. A centrocampo altre scommesse come gli ex Fiuggi Papaserio e Forgione, mentre il figliol prodigo De Grazia dovrà salire di livello. A completare il quadro le cessioni alla Roma del Baby Surricchio e al Seregno del portiere Tozzo. E intanto domani è già tempo di campionato. Nel servizio di Andrea Costantini avete sentito anche delle condizioni in casa Teramo del difensore Bellucci, che sarà out almeno un mese, lesione del menisco esterno della gamba destra. Ovviamente ci saranno ulteriori accertamenti da fare e non è escluso, come si legge anche nella news, un eventuale intervento chirurgico. Dunque Bellucci certamente sarà out almeno per un mese, ma domani, come detto, si recupera la seconda giornata di ritorno. Aprirà i giochi proprio il Teramo alle ore 18 con la terza trasferta consecutiva, quella all'Artemio Franchi di Siena. In attacco ballottaggio Cisco Malotti a destra nel tridente, completato da Bernardotto e Rosso. In mediana squalificato Forgione, potrebbe toccare nuovamente Aviero al posto di Fiorani. Nel Siena invece mancherà per squalifica Terigi. Direzione di gara affidata a Samuele Andreano di Prato. Questo alle 18. Alle 21 invece Pescara in campo all'Adriatico Cornacchia contro la Carrarese. Auteri non recupera Drudi, mentre avrà a disposizione Frascatore e Chiarella, che però si accomoderanno almeno inizialmente in panchina. Out Derisio e Cancellotti. Sono due i ballottaggi per il tecnico biancoazzurro. In uno in difesa si giocano una maglia Gerardi e Janes, mentre Diambò o Memusciai si giocano anche loro una maglia a centrocampo. Convocati anche i nuovi arrivi, quelli delle ultime ore, Cernigoi e Pontisso. Nella Carrarese confermate le assenze di Dauria e dell'ex attaccante biancazzurro Giannetti. Dirigerà Mattia Caldera della sezione di Como. Adesso parliamo di volley. Nell'ultimo weekend la Sia Cortona ha battuto Portoviro, prosegue una risalita in classifica quasi impensabile due mesi fa. Nulla da fare per Altino, che lotta strenuamente ma perde in 3-7 sul campo della Sicula Aragona. Sergio Zappalorto. Un successo tocca sana di straordinaria importanza. La Sieco irrompe caparbiamente, con la giusta mentalità, sulla stanchezza psicofisica del Portoviro e mette a segno 3 punti di platino in coda a un match esaltante in cui l'assenza del pezzo pregiato Sant'Angelo non solo non si avverte, ma addirittura esalta la prestazione di chi era rimasto a lungo nell'ombra. Un altro Andrea, ma stavolta il triestino Bulfon. 20 punti, un caterpillar soprattutto in avvio di gara, 9 punti solo nella prima frazione, un trascinatore d'applausi. Sarà ospite a Pallavolè giovedì e non mercoledì alle 21 insieme col nuovo tecnico del Pineto Franco Bertoli. Il tutto accanto a un super Pessoa, un Carioca da 25 punti e di nuovo tra i migliori in assoluto. Ma benissimo, tutta la truppa a partire dal centrale Fabi per proseguire con Libero Fusco e concludere con Ferrato in regia, per non citare il resto. Ora la corsa diventa entusiasmante, impensabile un paio di mesi fa. La squadra gira, ha voglia e riesce anche nell'opera di continuità troppe volte mancata nel recente passato. Ma la risposta più importante, sperando nel recupero di Sant'Angelo, problemi un gomito, sarà quella della prossima trasferta a Siena. Scontro direttissimo più che diretto, è un 1-3 dell'andata da lavare. Ci vorrà un'impavida impavidissima. Stoppata dal Covid da Bapineto Porto Maggiore, ma domani sera alle 20:30 al Pala Santa Maria, quarti di finale di Coppa Italia senza diversi pezzi
pezzi contro il lanciatissimo Prata di Pordenone, con mister Bertoli all'esordio in panchina. In A2 femminile l'Altino continua a subire, un altro 3-0 alla vigilia, giovedì alle 18 al Palasporti Lanciano, del primo dei due recuperi interni con il fortissimo Busto Arsizio, ma stavolta c'è da mangiarsi le mani. Contro la penultima, la Sicula Aragona, dopo 13 ore di viaggio ecco i due set che fanno imbufalire, il primo e il terzo, persi a 23 e a 25 rispettivamente. Le cifre parlano da sole per due frazioni condotte più riprese fino al 27 e 25 di coda, dal 25 a 24 per gli altinesi. Capite dunque che rabbia, che poi manchi anche quel briciolo di fortuna che ti dà una mano con le palle cosiddette sporche, questo è un altro discorso, ma tant'è, loro vincono e tu resti a secco. Peccato, perché con la brava Gatto in regia la squadra ha confermato indubbi progressi, il che alimenta qualche rimpianto. Il buon mister D'Amico ha provato di tutto, anche con la Comotti a tempo pieno, inutilmente, se la stagione è storta lo è puntualmente, speriamo non fino in fondo. Rimaniamo a parlare di volley, perché dopo il divorzio a sorpresa da Rovinelli, l'Abba Pineto ha scelto un nome prestigioso come Franco Bertoli come nuovo allenatore. In squadra trova anche il figlio Matteo e l'obiettivo è chiaro, la promozione in A2. E questa mattina c'è stata la presentazione. Franco Bertoli ritorna in pista, possiamo dire un po' a sorpresa, dopo tanti anni in cui ha fatto commentatore apprezzatissimo, però non allenava da molto tempo. Sì, una sorpresa in parte anche per me, poi in campo c'ero stato e ci stavo perché avevo scelto la via del mental coach, nel senso che la parte mentale per me era determinante. L'ultimo lavoro fatto è proprio con la SIR Perugia Volley, dove abbiamo raggiunto la finale scudetto stando di fianco a Boban Kovac in spogliatoio, quindi è una novità e non è una novità. Io dico che come andare in bici, no? Non si dimentica mai, sono aggiornato, quindi questa cosa è stata una sorpresa, perché un po' non me l'aspettavo, ma la telefonata del presidente di Guido Abbondanza è stata per me un grande piacere, mi ha convinto col suo progetto, con le sue idee, col suo entusiasmo ed eccomi qua. Progetto che vuole essere vincente? Beh sì, l'obiettivo è la promozione, quindi siamo qui per raggiungere quell'obiettivo. C'è pressione, perché quando devi raggiungere la vittoria la pressione fa parte del gioco. Vedremo di affrontarla nel modo migliore, creando uno spirito di squadra, perché queste tematiche vengono molto dai giocatori come esseri umani, dallo spirito che riusciremo a creare tra di noi. L'obiettivo è raggiungibile, è alla nostra portata, anche per questo sono qui, perché credo che questa squadra abbia la possibilità, la capacità di raggiungere quell'obiettivo, però dobbiamo conquistarcelo ogni palla, ogni set, ogni partita e dimostrarlo in campo. Bertoli che allena Bertoli, come sarà? Questa è un'altra sfida nella sfida, una sfida per me allenare mio figlio e una sfida per Matteo rispettare me come allenatore, quindi staremo a vedere, però il rapporto tra noi è eccezionale, sia di stima che di rispetto umano. Io credo che ci siano buoni presupposti per poter lavorare bene insieme in modo professionale, nel rispetto di tutti gli altri ragazzi, da parte di tutti e due, quindi però chiaramente emotivamamente da padre è una cosa che mi fa piacere, mi appassiona a un livello, la temo anche, la rispetto più che la temo come sfida tra di noi familiare. E questo era il nostro ultimo servizio, vi ricordo questa sera a partire dalle 21 l'appuntamento numero 18 con Proterra, la rubrica dedicata ai colori biancorossi. Ovviamente il tema sarà la vigilia dell'impegno di domani all'Artemio Franchi di Siena contro i bianconeri di Pasquale Padalino. L'appuntamento invece con la nostra informazione alle ore 23. Grazie per averci seguito e buona serata.